carte olimpiche con una medaglia mondiale nel sincro con Pelacani, poi carta olimpica anche nella gara individuale. La vediamo dal metro, incalzata da Elisa Pizzini, che rispetto a lei ha 11 anni in meno, e per questo che parlo di confronto fra generazioni. Una Pizzini che ieri, senza strafare, comunque con questi 266 punti con cui ha vinto la gara da tre, è entrata, come dire, in modalità europei giovanili, potremmo dire così, visto che fra pochi giorni ci saranno gli europei giovanili. Sì, hai detto bene, la maggior parte degli atleti della nazionale giovanile gareggiano e si confronteranno con gli atleti più evoluti, gli atleti senior, ma più che altro per testare il loro stato di forma in vista appunto dei campionati europei giovanili che si terranno in Croazia dal 19 al 25 di agosto. Il punteggio più alto nell'eliminatoria l'ha ottenuto Matteo Santoro, classe 2006, che ha fatto meglio di Giovanni Tocci, di 12 anni più vecchio, o se preferite meno giovane. Tocci, che poi ha capito di dover cambiare qualcosa e ha inserito il quadruplo e mezzo avanti raggruppato, elevando di tantissimo il coefficiente di difficoltà del suo programma. Ma adesso andiamo con la prima finale, quella 2,3. Allora un in bocca al lupo particolare a lei, ma come a tutte le altre protagoniste di questa finale. Andiamo a gustarci quelli che saranno appunto i 5 tuffi di finale, quindi tutti i gruppi dovranno mettere in vasca le tuffatrici, quindi rotazioni avanti, indietro, rovesciato, ritornato e con avvitamento. Inizia discretamente bene, lei che invece in mattinata non era incappata in una bella eliminatoria, diciamo, è entrata per il rotto della cuffia. Non è da ottavo posto, l'Italia non è qualcosa di più vale. Sì, intanto il suo primo tuffo è un tuffo da 42,55, un po' meglio rispetto all'eliminatoria. Adesso la straniera di questa gara, una Uliev, che ieri si è cimentata anche da tre, è entrata in finale, anche quella quindi è stata una finale da nove, classificandosi settimo. Per lei uno e mezzo avanti con un avvitamento, ecco, ad esempio questo tuffo la Borghi lo porterà con un avvitamento in più, con quei 4 decimi. Buono l'ingresso in acqua, velocità di esecuzione discreta, forse la parabola un po' troppo lontana e bassa, questo non permetterà all'atleta di prendere volti altissimi. Parziale di 39,60. Che alle spalle di Sara Borghi. Adesso Gaia Franchini, 1,5 ritornato cambiato, coefficiente 2,4. Sono 5 le atlete che bissano la finale di ieri. Una di queste è proprio Gaia Franchini della Bolzano Nuoto, che ha chiuso da 3 al 6° posto. Poi con lei Uliev, Curti, Ciancalini e Pizzini, come detto, Pizzini che ieri è salita sul gradino più alto del podio. Un buon inizio per Franchini. Intanto la maggior parte delle atlete, anzi 8 atlete su 9, soprattutto le 8 atlete italiane, tranne appunto la croata Juliev, hanno deciso di iniziare con un tuffo partendo da fermo e non con la rincorsa, proprio per avere più sicurezza nell'affrontare il primo tuffo della finale. E io aggiungo che tutte, meno Borghi, partenza da fermo e rotazione avanti, quindi un tuffo ritornato dove, diciamo, in teoria togli le due insidie maggiori, la rincorsa e la rotazione indietro. Intanto andiamo a vedere Rebecca Curti e il suo 1,5 ritornato carpiato, con Franchini che è andata in testa intanto la classifica. E come dicevi appunto te, ora vedremo solo esclusivamente salti mortali e mezzo ritornato carpiati. Infatti la giuria avrà la possibilità di valutare le differenze sostanziali tra le varie atlete, quindi la parabola, l'altezza, la distanza e l'ingresso in acqua, quindi la possibilità di confrontare e fare il giusto rapporto tra un atleta e un altro. E a piccoli passi ci avviciniamo a quota 50, perché il miglior punteggio è diventato quello di Rebecca Curti, 46,80. Adesso Rebecca Ciancaglini, 1,5 ritornato carpiato anche per lei, di un nulla ai piedi del podio, quarta ieri da 3, battuta proprio da Curti, che si è messa al collo la medaglia di bronzo. E la Ciancaglini è una di quelle atlete, insieme alla Pizzini, proprio
che andrà a difendere i colori italiani ai campionati europei giovanili nella categoria junior, e sicuramente potrebbe, visto anche la facilità con cui esegue quasi tutte le rotazioni, avere dei buoni risultati. Abbiamo chiamato a quota 50, la prima a fare meglio è proprio Ciancaglini, 50,40. Adesso Cecilia Bragantini, altro 1,5 ritornato carpiato per lei, veronese, Fondazione Bentegodi. È la sua prima finale a livello assoluto, anche lei atleta molto giovane, classe 2006, come Ciancaglini. Anche lei si sarebbe anche qualificata, rispettando le regole della federazione per i campionati europei giovanili, però vanno le prime due, e le prime due in questo caso appunto sono Pizzini e Ciancaglini, quindi è lei la terza e purtroppo non potrà far parte della spedizione. Intanto pareggia il punteggio di Ciancaglini, 50,40. Beh, se un commissario tecnico deve avere dei problemi, meglio averli di abbondanza. Assolutamente sì. Anche se poi fa male lasciare a casa qualcuno che meriterebbe di andare alla grande manifestazione. E adesso Virginia Tiberti, ovviamente 1,5 ritornato carpiato, come per tutte le ultime atlete che abbiamo visto salire sul trampolino. Bene, lei ha gareggiato poco quest'anno perché nell'ultima gara dell'anno scorso, proprio agli europei giovanili, è uscita una spalla, ha dovuto operarsi, quindi un inverno molto impegnativo per fisioterapia e quant'altro, e ora ce le ritroviamo in finale ai campionati italiani assoluti, quindi è recuperata quasi al 100%. 46,80, adesso comincia la gara di Elisa Pizzini. Atleta veronese che adesso gareggia per il circolo canottieri Aniene, atleta che ha fatto un po' una sorta di personale giro d'Italia negli anni pratica tuffistica, adesso è approdata appunto a Roma, 1,5 ritornato carpiato. Sicuramente più potente delle avversarie fino ad ora inquadrate, nella parabola forse un po' lontanina, quindi a livello di giudizio potrebbe essere alla pari con gli altri o forse qualcosina in più. 50-40 anche per lei, come per Ciancaglini e Bragantini, in tre al comando, ma adesso attenzione perché arriva Elena Bertocchi, che con l'1,5 ritornato carpiato ha ottenuto al mattino 54. È stata anche bronzo mondiale dal metro, non dimentichiamo. L'ingresso in acqua leggermente scarso anche per Elena in questo inizio di finale, non ha rischiato nell'andare abbondante, è rimasta un po' al di sotto delle sue capacità. E infatti fa peggio, 49,20, fra l'altro io guardavo Oscar, la prestazione di Elena Bertocchi, 269,75, è un po' che non gli faceva, anche perché lei poveraccia con tutti i magagni che ha avuto, da un po' non gareggiava, però andiamo a vedere, al mondiale è entrata in finale con 239 punti. Intanto seconda serie di tuffi Sara Borghi, e qui cominciano le, o meglio proseguono per Sara le rotazioni indietro, 1,5 rovesciato carpiano. Sì, lei ha deciso di togliersi subito i tuffi con rotazione indietro, forse perché se li sente più congeniali, ed effettivamente non sbaglia perché aveva ottenuto un parziale di 42,55 con un salto mortale mezzo indietro, ne ottiene qualcosina in più dato anche dal coefficiente di difficoltà di un decimo maggiore. 43,20. Adesso Bruna Huljev, doppio mezzo avanti carpiato. Cominciamo a vedere dunque un doppio mezzo avanti che è il tuffo insieme all'avvitamento a più alto coefficiente di difficoltà di questa gara, 2,6. È vero che il tuffo deve essere in avanti, ma non troppo avanti, perché sennò l'altezza ne viene meno, e soprattutto anche nell'ingresso in acqua la verticalità non è delle migliori. Diciamo che 42,90 con il doppio mezzo avanti sono pochi. Sono Gaia Franchini, altro doppio mezzo avanti carpiato, altro tuffo da 2,6 di coefficiente. Vediamo se saprà fare meglio dell'atleta croata, appunto meglio dei 42,90 che
questo momento sono il limite maggiore del doppio mezzo avanti. Sicuramente lei più vicina al trampolino rispetto alla croata, forse non pulitissima in ingresso. No, era più vicina, però era anche più lenta la rotazione, quindi mancava un po' di spazio nella parte finale. Questo non gli ha permesso di ottenere più punti rispetto alla atleta croata, ma bensì pari e patta. 42,90 adesso Rebecca Curti. Questa è una rotazione con molti doppi e mezzi avanti, faranno eccezione da qui alla fine Tiberti, uno e mezzo indietro, e Pizzini, uno e mezzo rovesciato. Ho idea che dovrei vedere al replay, forse la Curti addirittura ha toccato il trampolino. No, ha messo i piedi piatti proprio perché sentiva di essere vicina al trampolino per evitare di toccarlo. Ha messo i piedi a zappa, come diciamo in genere. Non l'ha toccato, ma qualcosa le costa in termini di punteggio, 40,30. E adesso Rebecca Ciancaglini con il suo doppio mezzo avanti carpiato. Stamattina un disastro per lei, vediamo oggi cosa riesce a fare, sicuramente meglio, visto anche la presa di tavola ancora un po' indietro, ancora un po' con il freno a mano tirato, però molta più... Forse nella testa è rimasto qualcosa dell'errore del mattino, 28 punti soltanto, molto più fa di più. Tranquilla nell'esecuzione questa volta in finale. 46,80, balza al comando della classifica, vediamo la risposta di Cecilia Bragantini a sua volta con il doppio mezzo avanti carpiato. E quindi la maggior parte delle atlete preferiscono iniziare con le rotazioni avanti e poi dopo proseguire con quelle indietro rovesciato e poi con l'avvitamento. Molto lontana, ha avuto un'incertezza, mulinato con le braccia nella fase di presalto. Eh sì, perché nella fase del balzello è arrivata molto in avanti con il peso del corpo, per recuperare ha provato a fermarsi ma non ce l'ha fatta e finisce molto a bordo. Soltanto 31 punti, 31,20 per Tiberti. Bragantini. Adesso Virginia Tiberti. E qui invece passiamo alle rotazioni indietro. Uno e mezzo, carpiato. 41 punti, 40 al mattino. Questo è buono anche come parabola, è vicino al trampolino. Tra l'altro... ha scelto un trampolino diverso dalla maggior parte delle sue avversarie. Dicevamo, i trampolini è vero che sembrano tutti uguali perché sono montati, non è detto che siano appunto montati, scusate, nello stesso modo. Alcuni trampolini sono più morbidi, alcuni sono più duri, alcuni sono in salita, alcuni sono in discesa, alcuni pendono a destra, alcuni pendono a sinistra, per cui è veramente personale la scelta a seconda di come un atleta sente il suo corpo quando ci salta sopra. Pizzini uno e mezzo rovesciato carpiato. E si chiude un po' nella parte finale, strano, ha avuto lei che è un'atleta molto sensibile in questo tuffo, in questo caso non ha avuto così tanta sensibilità a sentire il corpo durante l'ingresso in acqua, a mantenere la linea corretta e si è quasi richiusa. 46,80. E in testa ci sono Ciancaglini e Pizzini. Adesso Elena Bertocchi, doppio mezzo avanti carpiato, coefficiente 2,6. Molto più rapida nell'esecuzione, ancora un po' regala un po' di tavola nella fase di caricamento, cioè arriva un po' indietro sul presalto, però poi dopo tira fuori un tuffo decisamente migliore alle atlete che la precedevano. Ci sono i 7 per lei con un parziale di 54,60, va al comando. Dunque Bertocchi davanti a Ciancaglini, Pizzini, quarto posto per Curti. Terza serie, Sara Borghi, doppio mezzo avanti carpiato. Cominciano le rotazioni in avanti per la Borghi. Un po' troppo avanti a questo punto, visto che i giudici hanno negli occhi il doppio mezzo avanti eseguito in precedenza da Elena Bertocchi e quindi la valutazione non può che essere minore rispetto all'atleta milanese. Strappa 2-6 che però non entrano fra i punti validi. Parziale di 42,90 per lei. Guliev, uno e mezzo rovesciato carpiato. Coefficiente 2,4. È troppo
fuori parabola il tuffo, non c'è spinta ma si cerca la rotazione, però non c'è il controllo nella parte finale, nella gestione del corpo, e il tuffo finisce molto abbondante. 25,20 per l'atleta croata. Franchini. Adesso Gaia Franchini, 2,5 indietro, carpiato, coefficiente 2,3. Partito di un parziale di 86 punti, era una decina di punti indietro rispetto a chi sta cercando di portare a casa una medaglia. In questo 1,5 indietro non penso assolutamente che possa recuperare punti, perché appunto l'ingresso in acqua non è assolutamente in verticale. 34,50 per Franchini, che aveva già avuto i suoi problemi in eliminatoria con questo punto. Adesso Rebecca Curti, altro 1,5 indietro carpiato, e queste le rotazioni centrali, fra la terza e la quarta serie in genere sono quelle dei tuffi indietro e rovesciati, che quando si tirano un po' le somme finali fanno la differenza. Assolutamente sì, perché sono i punti dove gli atleti in generale, in questo caso le atlete, perdono un po' i punti di riferimento nella rotazione indietro. In questo caso bisognerebbe cercare già sin da piccoli a insegnare appunto agli atleti a vedere, a cercare i punti di riferimento. In questo caso sarebbe nella rotazione indietro il trampolino da un metro. 41,40, anche perché Oscar, da 3 e da 10 hai più riferimenti ovviamente, da 1 cosa ti rimane? Il trampolino. Esatto. Basta. Adesso Rebecca Ciancaglini, altro 1,5 indietro carpiato per la seconda della classifica. Seconda a 6 punti di differenza nella Bertocchi, un tuffo diciamo discreto, controllato più che altro, non ha voluto sbagliare, non ha esagerato, e questo le porta a un parziale sicuramente migliore delle atlete che l'hanno preceduta con l'1,5 indietro. Supera di poco i 40 punti ed è un punteggio che probabilmente le consentirà di restare in zona podio. Adesso Cecilia Bragantini, che proverà a riscattarsi dopo l'errore nel secondo tuffo, per lei l'1,5 rovesciato, raggruppato per un coefficiente 2,1. Non lo esegue in posizione carpiata, quindi perde decimi di difficoltà rispetto a quello che avrebbe potuto ottenere, però l'ingresso in acqua è abbastanza in verticale, non mette d'accordo la giuria perché ci sono dei 5,5 ma anche un 7, per cui diciamo che l'hanno visto in maniera differente. 39,90 fa meglio rispetto all'eliminatoria. Adesso Virginia Tiberti, che ormai ha adottato i trampolini diciamo più vicini alla giuria, ecco. Il suo terzo tuffo è l'1,5 rovesciato ma carpiato. Molto bene, però ha scandito molto bene i tempi sul presalto, non ha avuto fretta, anzi ha spinto ed è andata, si è elevata il giusto, e quel giusto l'ha permesso di entrare in verticale e quindi portare a casa un ottimo salto montale mezzo rovesciato. Sono anche i 7 per lei, 49,20, e in un men che non si dica Tiberti risale la classifica a soli 2,35 da Ciancaglini. Adesso Elisa Pizzini, 1,5 rovesciato con un avvitamento e mezzo, coefficiente 2,6. Sbagliato il presalto, poi è scappata via dal trampolino, non si è elevata il giusto, anzi si è allontanata troppo da quella che è una parabola ideale, e quindi poi dopo fa molta fatica a rimettere in piedi il tuffo, e infatti il punteggio è insufficiente. Suona un campanello d'allarme, 35,10, perde posizioni in classifica, resiste al comando Ciancaglini, poi Tiberti e solo terza Pizzini. Adesso Elena Bertocchi, per dare forse anche chissà una scrollata definitiva o quasi alla classifica, anche se il coefficiente non l'aiuta più di tanto, è il più basso del suo programma, 1,5 indietro carpiato, coefficiente 2,3. Però molto bene, molto, molto rapida, molto decisa nell'eseguire bene il tuffo, e questo fa un po' la differenza in questo momento nella gara, perché comunque effettivamente è quella che sta esprimendo maggiore positività. 50,60, scappa via Elena Bertocchi, i punti di vantaggio sono quasi 17 sulla Ciancaglini. Poi Elena dovrà eseguire l'1,5 rovesciato, che è il tuffo
che ha messo fine, diciamo, alle sue ambizioni alla finale mondiale. Poi arriverà il momento anche di parlare, di tornarci su questo con Oscar Bertone. Intanto classifica che dice Bertocchi, Ciancaglini, Tiberti e Pizzini in questo momento fuori dal podio. Quarta, penultima serie, Sara Borghi, 1,5 avanti con 2 avvitamenti, coefficiente 2,6. Borghi che è abbastanza vicino, comunque non è lontanissima da Tiberti che è terza, meno di... Deve sfruttare questo tuffo, punti, perché il coefficiente è alto, quindi se è sfruttato a dovere potrebbe portarla anche ancora a recuperare qualche cosa. Qui l'ingresso in acqua non è disteso, non è in verticale, ma rimane un po' carpiata e questo sicuramente la penalizzerà a livello di... Non sfrutta il coefficiente, 39 punti per lei. Poteva tranquillamente ottenere una decina in più. Uliev. 1,5 indietro carpiato per la croata che chiude la classifica a 3 quinti di gara. Per lei un salto mortale mezzo indietro, appunto, quindi rotazione indietro. Vediamo se saprà scandire bene i tempi e soprattutto decidere il tempo e il momento giusto per aprire la rotazione e mettersi in verticale. L'ha fatto anche discretamente bene, un po' nell'ingresso in acqua abbondante, però forse è uno dei migliori tuffi di finale sin qui visti dall'atleta croata. 40,25, supera per la seconda volta quota 40. Franchini. Gaia Franchini, 1,5 rovesciato carpiato, coefficiente 2,4. Perché è arrivata con molta velocità sul salto e con i piedi fuori, però poi ha recuperato, essendo lei un'atleta molto, molto abile nella parte di volo e anche nella parte finale, anche se la parabola non era assolutamente debole. 43,20, diciamo che quando esci con la punta dei piedi dalla punta del trampolino devi essere bravo ad artigliare praticamente il trampolino. Se ci riesci potrebbe, non dico diventare un vantaggio, ma almeno azzerare l'handicap, dipende, della presa di tavola non perfetta. Dipende molto da con che velocità ci arrivi e con che parabola arrivi ad artigliare, perché se sei completamente fuori con il boost e quindi con l'angolo, allora diventa veramente difficile. Se invece riesci a farlo, che hai una corretta posizione sul trampolino, può dare maggiori effetti. Intanto Rebecca Curti, 46,80 con l'1,5 rovesciato carpiato, balza al comando della classifica. 7,5. Beh, ancora qualche discordia da parte dei giudici. Infatti i giudici sono tutti dalla stessa parte, come ieri, per problemi anche di visibilità, sì, di sole. Sì, sì. Rebecca Ciancaglini, la seconda della classifica, 1,5 rovesciato carpiato. Questo era molto buono, invece lei è riuscita ad andare molto molto a ritmo con la tavola, arrivandoci veramente in maniera perfetta e anche capace nel gestire perfettamente il tuffo. 54 punti e diciamo che a 4 quinti di gara è un segnale importante, perché il vantaggio su chi ha già eseguito il quarto tuffo è molto molto consistente. Vediamo Cecilia Bragantini, 1,5 indietro carpiato, coefficiente 2,3. Calcolando che questa mattina con questo tuffo ha fatto 25 punti, ne ha fatti 30 in più quasi oggi pomeriggio, quindi... Però sono proprio questi alti e bassi che però non vanno bene, perché bisogna cercare la regolarità il più possibile, ed è proprio per questo che sono gli atleti portati a gareggiare di più, proprio per cercare di allenarsi il più possibile alle manifestazioni. 41,40. Ti posso anche ricordare, Oscar, che a livello massimo di Olimpiadi c'è stato chi è entrato come 18esimo in una semifinale e poi ha vinto l'oro. Esatto, sì. Me lo ricordo, credo la Paola Espinosa, ma lo stesso credo David Budaia, anche Zakharov, sì. Intanto Tiberti 1,5 avanti con un avvitamento, coefficiente 2,2. Sì, qui perderà un po' in causa il coefficiente di difficoltà, perché il coefficiente di difficoltà è solo 2,2. Altrimenti è stato un tuffo sufficiente, ma non va oltre i 39,60. A questo punto prospettiva
podio sempre più concreta per Ciancaglini. Vediamo Elisa Pizzini, 1,5 indietro Carpiato. Attenzione, lei era uscita dai primi tre posti, coefficiente 2,3. Beh, può recuperare decisamente, perché comunque deve andare comunque a cercare i 45 punti almeno. Sì, su una rotazione indietro che normalmente a lei è congeniale. E infatti così è, dovrebbe mettersi alle spalle della Ciancaglini, soprattutto perché la Ciancaglini con l'1,5 rovesciato ha tirato fuori il jolly pescando degli 8. Punti sono 47,15 per Pizzini, bene, decisamente, siamo fra il 7 e il 6,5, e questo vuol dire che Pizzini è a 12 punti da Ciancaglini. 12 punti sono tanti con un solo tuffo. Ciancaglini chiude con l'avvitamento da 2,6, la Pizzini con il doppio mezzo avanti da 2,6. Intanto vediamo Elena Bertocchi, eccolo qui, 1,5 rovesciato Carpiano, coefficiente 2,4. Questa volta niente zero, anzi l'avesse seguito così. Ma guarda, l'aveva eseguito così nell'eliminatoria Fukuoka, anzi è stato il tuffo in eliminatoria che l'ha riportata dal 19° al 9° posto della classifica. E qui ancora una volta lo esegue discretamente bene e questo gli permette di andare tranquillamente al comando. 50,40, lei ha chiuso la gara mondiale a 215 con 1-0, se aggiungiamo i 50 punti di oggi vuol dire chiudere a 265. La Pellaccani è stata sesta con 260, quindi la gara di Fukuoka per lei era da quarto quinto posto, orientativamente. Insomma, sta tornando Elena Bertocchi dopo tutte le traversie. Sesta e ultima serie e ultimo tuffo in carriera per Sara Borghi, 1,5 ritornato Carpiato, coefficiente 2,4. Grandi applausi, sì. comunque vada, è un successo delle sue avversarie. Chiude con un parziale di 39 Sara Borghi, che non sarebbe di 48 punti, non 39, chiedo scusa. Poi non sarebbe da pensione, classe 97, insomma, 26 anni. No, data con lo scivolo, dici? Sì, esatto. Bruna Huljev, Croazia, 1,5 ritornato Carpiato, coefficiente 2,4. È relegata al 9° posto, è riuscita a entrare in finale, ma in finale purtroppo oggi non è riuscita a ripetersi, anzi a migliorarsi. Mi è sembrata piuttosto vicina al trampolino con questo 1,5 ritorno, anche se si è spostata poi lateralmente. Il trucchetto a volte è proprio spostarsi di lato per non rischiare di prendere il trampolino, però purtroppo la parabola è quella, comunque vieni penalizzato dalla giuria. Anzi, dovresti venire penalizzato. Alla fine 43-20 è il parziale più alto per lei, però nell'ambito di una gara modesta. Adesso Gaia Franchini, che era settima, chiude con l'1,5 indietro con mezzo avvitamento, coefficiente 2,1. Sì, basso coefficiente, anche quindi semplice tuffo. Infatti è un semplice 1,5 indietro con mezzo avvitamento. Le atlete che pretendono di andare sul podio devono eseguire almeno questo tuffo con un avvitamento e mezzo. 34,65. Adesso è il turno di Rebecca Curti e lei l'1,5 rovesciato lo esegue con un avvitamento e mezzo, dunque coefficiente 2,6. Era quarta in classifica, attenzione, quindi zona podio non lontana. Sicuramente bene, sfrutto il coefficiente e mette subito pressione sulle atlete che la seguivano e magari anche che la precedevano, vedi Elisa Pizzini che aveva 4 punti in più rispetto a lei. 48,10 chiude a 223,40, sono 26 punti in più rispetto al mattino, e attenzione, lei si è già messa al collo una medaglia ieri e a questo punto accarezza anche il sogno del bis. Intanto Rebecca Ciancaglini, 1,5 rovesciato con un avvitamento e mezzo anche per lei, seconda in classifica, 2,6 il coefficiente. Quindi
diciamo che lei la medaglia ce l'ha. Eh sì, molto bene, soprattutto la parte finale. Come parabola era meglio il tuffo precedente, quello della Curti, però come ingresso in acqua era meglio il suo, e infatti paga di più l'ingresso in acqua. Cosa abbiamo detto tante volte, l'ingresso in acqua è la cosa che i giudici vedono e apprezzano di più. 57,20 avvicina a quota 2,50, attenzione, ed è un atleta che farà l'europeo giovanile, quindi questa è una buona notizia. Diciamo medaglia d'argento virtuale per Ciancaglini. Cecilia Bragantini chiude con l'1,5 indietro con un avvitamento e mezzo, 2,5 anziché 2,6 perché non c'è la rincorsa. Esatto, esatto, hai detto bene, quindi più facilità essendo un tuffo da fermo. Ancora la parabola un po' indietro, quindi per aiutarsi un po' si sposta leggermente. Nella parte finale il tuffo scivola abbastanza bene, ma è leggermente a metà. 41,25 per Bragantini, che ha avuto una finale senza Curti, eccezione fatta per il primo tuffo dove è andata sopra i 50. E adesso Virginia Tiberti, doppio mezzo avanti Carpiato, coefficiente 2,6. Non è altissimo, però è veloce, e vediamo se riuscirà a recuperare. Deve andare a caccia dei 50 punti per andare a prendere Curti, e li fa 50,70. Secondo posto in classifica per Virginia Tiberti, 225,40. Adesso vediamo Elisa Pizzini, anche per lei doppio mezzo avanti Carpiato, parte da 179 punti. Deve farne 46 per andare a prendere Tiberti, insomma, sono fattibili. Beh, fatti sicuramente, questa volta è riuscita ad avere un buon timing sul trampolino, una buona spinta. Però sicuramente quindi la Ciancaglini non la prende. No, Ciancaglini era troppo avanti per poterla prendere con un coefficiente di difficoltà. 52 punti per lei, 231 le bastano per salire sul podio. Probabilmente il gradino più basso, ce lo dirà fra poco Elena Bertocchi con il suo ultimo tuffo. 1,5 rovesciato con un avvitamento e mezzo, coefficiente 2,6 per Elena, che deve fare 44 punti per mettersi al collo la medaglia d'oro. Direi che li fa con facilità anche estrema, diciamo così, una chiusura di gara molto molto buona. E allora titolo italiano per Elena, 50,70, chiude a 255,50, aveva fatto decisamente meglio al mattino, però è una Bertocchi ritrovata, direi. Sì, una Bertocchi che comunque ha fatto soprattutto un mondiale forse al di sopra di ogni aspettativa, però aveva talmente fame, aveva talmente voglia di gareggiare e di fare dopo essere stata ferma ripetutamente a causa della schiena, essendo passati proprio del tutto i problemi alla schiena, questo è fatto bene. Adesso lo speaker. Erano quattro le finaliste del 2022 presenti anche oggi: Pizzini, Curti, Borghi e Ciancaglini. E il grande passo in avanti l'ha fatto Ciancaglini, che passa dal settimo posto di un anno fa al secondo, dunque alla medaglia d'argento. Premia Giorgio Cagnotto. Eccola qui l'argento, Rebecca Ciancaglini, da cui a questo punto è lecito attendersi qualcosa anche a livello di europei giovanili, così come da Pizzini. Diciamo che io mi aspetto molto da tutta la squadra, perché è una squadra decisamente molto molto agguerrita e molto competitiva. Ripeto, saranno 16 gli atleti, la squadra in assoluto più numerosa di questi ultimi anni, ma non è per un regalo, ma bensì perché si sono qualificati, hanno rispettato i limiti e i criteri da parte messi da parte della federazione, e quindi questo vuol dire che rispettando questi criteri sicuramente sono tutti atleti decisamente da finale, ma anche qualcosa di più. Il sorriso di Elena Bertocchi, che possiamo dire ha perso un paio d'anni di carriera fra uno stop e l'altro,